A Sambuca, Val di Pesa, in provincia di Firenze, nel Chianti Fiorentino, sulla via Chiantigiana, nel tratto che da Sambuca porta a San Donato in Poggio, si inaugura oggi, martedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata, il mosaico rappresentante il miracolo della resurrezione di Lazzaro, eseguito dal maestro fiorentino Sergio Nardoni e dai suoi collaboratori Antonio De Nardi e Luigi Viti. L'opera, della misura di 2 metri di altezza e 1 metro di base, è stata realizzata interamente in mosaico di silicio e smalto ed è inserita nel tabernacolo di San Lazzaro, che fra qualche minuto verrà ufficialmente presentato al pubblico dal sindaco di Tavarnelle, Sestilio Dirindelli. Marina Baretta, assessora alla cultura del comune di Tavarnelle, ha ricostruito la storia del tabernacolo. Qui dove siamo in questo momento sorgeva un antico ospedale che accoglieva i pellegrini che da Firenze volevano raggiungere la Francigena per recarsi o nel sud d'Italia verso Roma oppure verso il nord. Oggi l'ospedale non c'è più, questo tabernacolo ne è la testimonianza. Sì, questo tabernacolo è la testimonianza appunto di questo luogo, che era un luogo di accoglienza, un luogo anche di culto, un luogo anche religioso, ma anche destinato proprio all'accoglienza dei pellegrini. E quindi l'importanza di recuperare questo luogo è stata particolarmente significativa per noi come amministrazione comunale e quindi anche per tutta però la cittadinanza di Sambuca e di Tavarnelle, di tutto il comune di Tavarnelle, che ha visto in questo luogo non solo il recupero di un'opera d'arte che comunque ha un valore importante a livello artistico, ma anche il recupero di un luogo di sosta che può essere reintegrato bene nel territorio del nostro comune. Questo piazzale è diventato un autentico belvedere sulla vallata di Sambuca. Un belvedere che può essere quindi ritrovato come anche un luogo di passaggio, di sosta, ma che può essere anche un luogo di raccoglimento, un luogo di bel vedere, un luogo di vista, un luogo di meditazione se vogliamo, che viene offerto ai cittadini e anche alle persone che di qua passeranno. Per noi ha un significato particolare, perché la prima agenzia della Banca del Chianti Fiorentino al di fuori del comune di San Casciano fu proprio qui a Sambuca, quindi a Sambuca è iniziata, diciamo, l'espansione territoriale della nostra banca. Quindi, a parte la simpatia per questo luogo, abbiamo creduto doveroso intervenire al recupero di questo monumento, che è particolarmente significativo perché è emerso, che testimonia l'esistenza questo di un ospedale, di un punto quindi di raccolta, di aiuto alle popolazioni, ai viandanti. E quindi anche alle finalità della vostra banca. Quindi praticamente la nostra banca, che ha sempre avuto un forte impegno sociale, si riconosce bene in questo recupero, in questo ritorno alla scoperta delle radici di questo impegno sociale, che qui evidentemente vigeva già dal XIII secolo, quindi è un ritorno al passato. Il sindaco Sestilio Dirindelli ha inaugurato ufficialmente l'opera, strappando il consueto telo che la copriva fino a pochi minuti prima della inaugurazione, e dobbiamo dire che la prima sensazione del pubblico è stata quella di applaudire. Sì, senz'altro, applaudire, perché riscopriamo in questo senso un qualcosa della storia di questa comunità e della comunità tavarnellina più in generale. È un luogo dove si è fatta la storia di questa comunità, perché qui prima sorgeva fin dal 1000 un vecchio ospedale dove venivano ricoverati i viandanti che venivano da Siena per andare a Firenze. Una volta distrutto l'ospedale, chi lo distrusse fu costretto però a lasciare questo tabernacolo, raffigurante appunto l'effigie di San Lazzaro, quindi la resurrezione di Lazzaro. Con il tempo naturalmente il contenuto dell'opera se n'era andato e oggi ci siamo regalati insieme alla comunità di Sambuca nuovamente questa bellissima figura, quindi per ridonarla al culto di questa comunità. Oggi la nostra società e in particolare l'abitato di Sambuca, che ha stravolto il proprio tessuto abitativo negli ultimi anni grazie alla costruzione di tanti
il trasferimento da Firenze di tante attività industriali, quindi tanti fiorentini si sono trasferiti qua, ma anche tante persone provenienti da ogni parte d'Europa. Quindi questo tabernacolo è un messaggio contemporaneo alla tolleranza, all'accoglienza, alla fratellanza. Sì, è, diciamo così, un piccolo monumento all'integrazione. Io quando parlo di integrazione mi piace togliere la C di mezzo, parlare di interazione, cioè di far diventare effettivamente questi cittadini veramente italiani, cittadini alla pari con coloro che sono nati su questo territorio. E fino adesso credo che l'impegno che abbiamo messo è stato tantissimo, questo non è che un simbolo di questo impegno e continueremo a metterlo. E direi anche ci siamo anche riusciti abbastanza bene, perché sono tantissimi, come ricordavi, ormai le persone non nate, non native di Sambuca che vivono in questa bellissima valle, dove lavorano e portano il loro contributo ad una comunità, ad una società particolarmente viva come oggi quella di Sambuca. Stefano Fusi, oggi consigliere provinciale alla provincia di Firenze, e Marco Secci, all'epoca rispettivamente sindaco e assessore alla cultura del comune di Tavarnelle, dettero vita al progetto che oggi ha trovato la sua concreta realizzazione nella inaugurazione del mosaico del maestro Nardoni. Sì, sono molto contento di essere stato invitato, di vedere concludere questa piccola ma importante opera per il valore sociale, culturale e religioso che rappresenta qui a Sambuca. Come dicevo prima, un simbolo d'ospitalità e di inclusione sociale. In un tempo di questi valori ce n'è veramente bisogno. Marco, a proposito di integrazione, dobbiamo dire che il maestro Sergio Nardoni si è perfettamente integrato in questa comunità, lui fiorentino, si è trasferito qua e da quando risiede a Sambuca, oltre a quest'opera, ha lasciato altre tracce della sua arte nel territorio. Esattamente, anche nella nuova zona residenziale, nella zona sud-est di Sambuca, è stata promossa sempre dal nostro sindaco Fusi una piramide che ha raffigurato con la tecnica tradizionale, appunto, del mosaico, vari aspetti dell'attività umana incentrati nel nostro Chianti e nella nostra comunità di Sambuca, e quello è sicuramente un esempio di arte pubblica, come è anche questo mosaico, che lascia un vissuto alla comunità che fa rivivere in nuovo modo lo spazio urbanistico di quella nuova piazzetta Sambuca. Così anche questo è un'interessante rivalorizzazione di un'antica edicola e la lapide rivalorizzate con un mosaico moderno, quindi non solo una tecnica che richiama la tradizione, ma soprattutto l'abilità di metterlo in un contesto storico notevole, appunto nel contesto di questa visuale che diceva Aurora, il nostro capogruppo in provincia. Aldemaro Giannozzi fa parte del comitato della Sambuca, un comitato che ha avuto un ruolo importante per tante manifestazioni, tanti recuperi come quella attuale, ma sempre vi abbiamo trovato anche in occasione di manifestazioni, una di artisti lungo il fiume e poi in occasione dell'installazione della piramide sempre del maestro Nardoni. Insomma, il vostro ruolo, si fa se la vostra voce all'interno dell'amministrazione comunale Tavarnelle ha un peso importante. L'idea del tabernacolo nasce un po' da lontano, in occasione di una mostra fotografica. Noi unimmo alle fotografie i documenti per raccontare la storia del paese. Lì vennero fuori documentazioni più concrete relative al tabernacolo e all'esistenza di questo ospedale. Si capisce che non era un ospedale con infermieri e medici, ma erano dei tanti, e qui ce ne sono anche, ce n'è una al calzaiolo, una allo spadaio. Erano luoghi d'accoglienza. D'accoglienza, perché era sulle vie di pellegrinaggio verso Roma, era una collaterale della Francigena, questa qui. E in quell'occasione allora venne voglia di restaurare questo tabernacolo. Poi la venuta di Sergio Nardoni, che ha portato entusiasmo, ha portato cose, ha accelerato i tempi. Quindi attraverso la banca è stato fatto un finanziamento e così oggi si vede questa opera bella, io direi.
Concludiamo il servizio con il maestro Sergio Nardoni, con i due collaboratori che con lui hanno realizzato questo recupero. Si tratta di Antonio De Nardi e Luigi Viti, due artisti che noi già abbiamo avuto modo di presentare ai nostri telespettatori. Ora purtroppo comincia a piovere, però Sergio Nardoni ha tenuto una lunga presentazione dell'evento che noi abbiamo puntualmente registrato. Se non ce la faremo, manderemo in onda quell'intervento lì. Molto velocemente voglio dire della felicità che ho avuto nel fare quest'opera, perché è proprio una considerazione che ho fatto, quella di parlare a chi passa davanti a questo tabernacolo in maniera semplice, in maniera comprensiva. Ho già avuto modo di dire che l'arte è comunicazione, ci vuole chi parla ma anche chi ascolta, e che se tu parli con una lingua che non è compresa è inutile che si parli, perché non vieni compreso. Quindi l'arte è comunicazione, l'arte è trasmissione di valori, l'arte è trasmissione di sentimenti e di emozioni, l'arte è vita, e io cerco attraverso questo racconto evangelico di comunicare questo a tutti quelli che passano da qui, a quelli che lo vedranno. Lo faccio anche con i miei quadri, normalmente, i quadri da cavalletto, quelli che tutti i giorni faccio, e devo dire che parlo e voglio parlare con un linguaggio per i piccoli e per gli eruditi, per i colti e per gli incolti, per i lontani e per i vicini. Ma vedo arrivare il nostro parroco Don Attilio, che è anche il custode di questo tabernacolo, ora fa la cerimonia religiosa, siamo molto contenti, l'aspettavamo, è arrivato. E dopo la benedizione del tabernacolo la linea passa alla regia per una sintesi dell'intervento di presentazione del maestro Sergio Nardoni. In questo tabernacolo c'era rappresentato la figura del Lazzaro, di San Lazzaro, e il miracolo evangelico della resurrezione di Lazzaro. E si raccomanda in una lapide che ancora c'è, che è della immagine che poi ho fatto, si raccomandava la venerazione di questa immagine. Ma pensate, c'è un libro del 1800 dove dice che non è più visibile questa immagine, quindi è perduta da altri 150 anni. Quindi aver chiamato me a recuperarla, cioè a rifarla, a reinventarla, mi riempie di orgoglio, veramente. E ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso, perché mi hanno chiesto, il parroco, la parrocchia, dice guarda c'è questo luogo abbandonato. Non solo il tabernacolo e il mio mosaico, la mia immagine, ma anche questo piazzalino, sapete, era un pochino lasciato andare, invece è stato recuperato, è diventato una sorta di belvedere sul paese, sulla valle della Pesa, che è molto bello.